18 giugno 1979. Jimmy Carter e Leonid Brezhnev firmano il SALT II. Il presidente statunitense e il segretario generale dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche siglano così il secondo accordo sulla limitazione per la costruzione d'armi strategiche. Le trattative e gli accordi, il SALT, Strategic Armaments Limitation Talks Treaty, testimoniavano un legame finalmente consolidato tra le due superpotenze ed espresso sul terreno dell'equilibrio nucleare con il linguaggio della esplicita sanzione, sintomo delle paure da parte della popolazione mondiale. Quasi tutto il decennio era stato attraversato da crescente inquietudine originata anche dalla crisi d'identità del colosso occidentale. Come contraccolpo, aumentò il peso e il ruolo strategico degli europei nell'Alleanza Atlantica, ma sul fronte della politica interna USA iniziò l'ascesa al potere di chi era deciso a contrastare e rinnegare la distensione. Nel 1986 gli Stati Uniti decisero unilateralmente di non voler continuare a rispettare i limiti stabiliti e l'accordo venne definitivamente accantonato. Ripartiva la corsa al riarmo.